bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. In commissione questa mattina andrà l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla progettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR. Quindi discuteremo dell'avviso che verrà poi successivamente pubblicato per la presentazione poi dei progetti SPRAR. Che tipo di criteri saranno eseguiti? Allora, in realtà determinate linee ci vengono già date dal Ministero. Chiaramente gli enti attuatori devono essere enti che hanno comprovata esperienza nel settore. Il Comune avrà la funzione di dare le direttive progettuali e gestionali a quello che saranno i progetti che verranno presentati. Più o meno quale sarà il numero che voi potete comunque fronteggiare, ospitare? Insomma. Come Comune abbiamo sempre parlato di 20-25 migranti da accogliere. A margine della commissione, dove l'assessore alle politiche sociali Titi Meli ha presentato l'ipotesi di accoglienza di migranti ad Avellino tramite il progetto di SPRAR, fa rumore la sfida che si prepara a lanciare nella prossima seduta del consesso il consigliere Nino Montanile. Il Comune si è fatto trovare impreparato di fronte all'emergenza migranti, accusa Montanile. Proporrò a ogni consigliere di adottare un profugo, un segnale di apertura e sensibilità, ma anche uno scossone all'amministrazione che su una tematica così importante, almeno fino ad ora, ha accumulato solo ritardi e imbarazzi. Curiosi di sapere chi accetterà la sfida di Montanile. Sono convinto che il fenomeno migratorio per la sua stessa natura è destinato ad aumentare e se non c'è una preparazione non solo di ordine culturale ma anche di ordine organizzativo non c'è SPRAR che tenga. Per cui io direi ognuno si deve far carico per quelle che sono le competenze di questa problematica che purtroppo andava affrontato in tempi remoti. Mi sa che ci troviamo quasi sul finire di un progetto che non so se possa vedere un'accoglienza veramente degna di questo nome per queste persone che ovviamente vivono situazioni di estrema difficoltà. Io proporrei addirittura come sfida anche, oltre che provocazione, una situazione di questo tipo. Ogni assessore si deve assumere la responsabilità e l'onere di poter curare personalmente per ognuno queste persone. Anche per dare buon esempio. Anche per dare un esempio, anche il sindaco, anche tutti quanti noi per la verità.